La festa della dedicazione del Duomo vuole comunicare un'immagine e una percezione di stabilità. La cattedrale al centro della città, grandi pietre, solennità che si trasmette di generazione in generazione, solidità. E dalla prima lettura ci viene incontro l'immagine della solidità della città di Gerusalemme che scende dal cielo, ben fondata sui 12 fondamenti, i nomi degli apostoli, i nomi delle 12 tribù di Israele, le pietre preziose, no, solidità. Siamo tutti in cerca di solidità nella vita, di stabilità. E tutta la parte finale dell'Apocalisse è costruita sulla contrapposizione tra la città di Babilonia e quella di Gerusalemme. Gerusalemme scende dal cielo solida e Babilonia è l'immagine della città terrena, volgare, violenta, sanguinaria, che ritiene di essere stabile, si sente solida e invece sprofonderà. Sprofonderà rovinosamente per lasciare emergere il sangue, il nome di coloro che è stato ucciso e rimosso e dimenticato. Riemergerà e Babilonia sprofonderà in questa vergogna. Questa è l'immagine dell'Apocalisse. Il tema della città attraversa tutta la Bibbia, si conclude con questi capitoli alla fine dell'Apocalisse. Il grande racconto biblico si apre con la fondazione di una città. Genesi capitolo 4. Caino, dopo aver ucciso Abele, fonda una città. Il rapporto tra la città e l'omicidio è stretto dall'inizio. Conosciamo bene la vicenda di Caino e Abele, no? L'uomo e la donna, Adamo e Eva, lasciano alle spalle il giardino di Eden, si uniscono, Eva concepisce e partorisce un primo figlio, Caino, ed esulta Eva, esulta, ho acquistato un uomo, un gioco sulla radice verbale di Cana, Cain, acquistare, ho acquistato un uomo, è un grido di riscatto, la donna schiava dello sposo può ora mettere al mondo un maschio e quindi in qualche modo riscattarsi dal dominio del maschio. Comincia a entrare, a strisciare nel tema della famiglia, quello della violenza, quello della tensione. E poi Adamo e Eva si uniscono ancora, Eva concepisce e partorisce Abele, il nome indica il soffio, Abele, il soffio, ciò che è inconsistente, il vapore. Quando è che mi ha regalato un microfono decente, mannaggia, no? Il vapore, l'inconsistenza. Caino e Abele sono molto diversi, vivono anche in modo diverso. Caino è l'agricoltore del suolo, Abele è il pastore di greggi. Caino è uno che onora Dio attraverso la coltivazione del suolo, questo dice la Bibbia. Caino serviva il suolo. E già in Genesi 2 l'uomo serve coltivando e custodendo il terreno, sta osservando la Torah. Questa è l'immagine. Chiunque si prenda cura del suolo sta compiendo la volontà di Dio. Questa è l'immagine sullo sfondo. Quindi Caino è un personaggio positivo. Caino e Abele offrono sacrifici al Signore della vita perché lo celebrano. E quindi ognuno ha il suo altare. E la Bibbia dice, il Signore guardò Abele. Guardò un po' di più Abele, letteralmente. Guardò un pochino di più Abele e un pochino di meno Caino. Mi viene sempre in mente quando ero alle elementari, ho questa immagine, no, della lavagna nera con sopra il disegno della maestra, i due altari, l'altare di Abele con il fumo che sale dritto in cielo e l'altare di Caino con il fumo che va tutto a destra, no? E dice non sale in cielo. La maestra dice è certo, perché Abele ha offerto il meglio delle sue greggi, Caino invece ha offerto i frutti marci, la mela con il verme che viene fuori. Però nella Bibbia non c'è scritto questo, Non è questione di meriti e demeriti, siamo noi che sempre di nuovo rendiamo tutto questione di meriti e demeriti. Qui non c'è nessun accenno a questo, si dice soltanto che c'è questo dato di fatto.
Abele risulta più gradito di Caino. Che tradotto vuol dire che il dato di fatto è che le greggi di Abele sono più prolifiche di quanto il terreno di Caino non riesca a buttar fuori. È un dato di fatto. La vita di Caino è più dura. La questione è di come Caino e Abele staranno dentro in questo dato di fatto. E Caino comincia a nutrire il sospetto che Dio voglia più bene al fratello che a lui. Siccome ad Abele le cose vanno meglio, siccome le cose per lui sono più facili, allora vuol dire che Dio vuole più bene a lui che a me, che Dio si prende più cura di lui che di me. E così il dato di fatto della diversità, che vuole essere il punto di partenza per la fraternità, diventa il luogo della conflittualità, della competizione. Il tema è quello della diversità insopportabile. Caino non può sopportare che Abele abbia una vita più facile, migliore, più immediata, che gli vengano bene le cose e tutto quello che hai tu è tolto a me. Allora cosa fa Dio? Dio, secondo racconto, cerca di aiutare Caino, cerca di sollevarlo dalla sua angoscia, cerca di toccarlo nella sua angoscia, gli parla, gli pone domande, cerca di aiutarlo ad articolare quello che ha dentro. Caino, perché sei arrabbiato? Perché hai il volto buio? Che cos'è? Dai un nome a quello che hai dentro. Hai come un demone, dice il testo, alla soglia della tua porta. Dagli un nome, entra in relazione, così lo domini. Chiamare per nome i nostri sentimenti, soprattutto quelli faticosi. Caino sta vivendo la gelosia, l'invidia, la rabbia, il senso di ingiustizia, il non sentirsi dentro lo sguardo di colui che fa fiorire la vita, l'essere messo da parte, l'odio. I sentimenti che ci abitano, quelli faticosi, sono preziosi perché ci dicono qualcosa di ciò che ci sta a cuore. Sono vitali, sono sani, sono da ascoltare per farne qualcosa, da riconoscere, dare loro un nome, perché se non do il nome a quello che vivo, lo rimuovo e da qualche parte tornerà fuori, come racconta il racconto biblico. E quindi Dio cerca di aiutare Caino a dare un nome a quello che sta vivendo, ma Caino sceglie la via più facile e dice: no, no, non è questione di dare un nome a quello che ho dentro. È questione di colpire quello che ho fuori. Il mio problema è fuori, il mio problema ce l'ho davanti agli occhi, il mio problema è mio fratello. La soluzione del problema è che mio fratello non ci sia più. E quindi Caino uccide Abele e cerca in questo modo il suo sollievo. James Baldwin, scrittore e attivista americano, scrisse: immagino che uno dei motivi per cui le persone si aggrappano così tenacemente al loro odio sia perché sentono che una volta esaurito l'odio saranno costretti a vedersela con il dolore. Caino si aggrappa all'odio nei confronti di Abele perché sa che se non coltiva l'odio dovrà fare i conti con il suo dolore di sentirsi messo da parte, di non essere il preferito, di essere scomparso dallo sguardo. Dopo aver ucciso Abele, il terreno beve il sangue di Abele, perde la sua fertilità. Caino è costretto ad andarsene. Teme la vendetta, ma Dio lo rassicura: nessuno ti toccherà perché tu appartieni a me, tu sei mio figlio. Ma soprattutto Caino teme se stesso, teme di uccidere ancora, teme di non saper reggere l'esperienza della diversità un'altra volta, vive l'angoscia di sentirsi pericoloso, di sentirsi ancora preda e vittima della sua stessa rabbia di fronte alla diversità del fratello. Allora che cosa fa Caino per gestire l'angoscia? Fa una cosa contraddittoria, come spesso facciamo: fonda una città, raduna una comunità
perché cerca in questo modo di creare un contesto in cui si stia insieme senza sfiorarsi, senza conoscersi, senza entrare in relazione, stare in superficie, no? La ricerca della folla anonima come antidoto alla diversità, nascondermi nel caos per evitare le relazioni. La città rende possibile tenersi a distanza, vivere insieme senza incontrarsi. È forte, no? È paradossale. Ne sappiamo qualcosa, no? Costruiamo intere città nell'aria, un modo per tenere a bada la violenza. Forse se scrivo, se tweeto, se entro in queste forme di relazione, forse la violenza sarà tenuta a bada, no? Città virtuali, città nell'aria. E poi rapidamente il racconto biblico mostra che la tragedia è che questo non funziona e che la violenza non è affatto contenuta, la violenza si diffonde perché l'angoscia è amplificata dalla presenza degli altri senza che io abbia dato il nome a quello che vivo, perché riverso sugli altri quello che ho dentro dicendo è colpa tua, è tua, tua, tua. La cosa non funziona e nel giro di pochi versetti, dice il racconto, la violenza, l'angoscia prende tante forme di violenza, la bigamia, Lamech sposa due donne, lui il primo ad essere bigamo, una forma di potere su due donne, la prostituzione, conculcare il femminile e poi conclusione del capitolo 4, questo grido terribile di Lamech, discendente di Caino, che urla alle due mogli: ho ucciso un uomo per una scalfittura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. E la violenza si amplifica e l'angoscia prende la forma di questa violenza irrefrenabile. Un giorno Gesù entra nel Tempio di Gerusalemme e i suoi discepoli gli fanno notare: guarda maestro, che bello il Tempio, eh? Gesù che entra in Duomo a Milano, dicono, i sacrestani dicono: guarda che meraviglia, la stabilità. Se la città è un contesto dove non possiamo stare tanto sicuri, abbiamo bisogno di qualcosa di stabile, di solido, un tempio, il Tempio di Gerusalemme al tempo di Gesù. Guarda maestro che pietre. E Gesù dice: le pietre sono belle, però qui crollerà tutto, eh? Come crollerà tutto? Ma questa è la radice del nostro culto, della nostra vita. Sì, sì. Tranquilli, cade tutto, non resterà pietra su pietra, diventerà tutta polvere. Perché Gesù recrimina che al suo tempo il Tempio è stato reso una spelonca di ladri, no? Avete presente Gesù una settimana prima di morire entra nel Tempio di Gerusalemme, ce l'ha aperto e fa un cancan. Non è un'espressione molto fine, ma insomma per dire, no? E butta all'aria tutto quanto. E cita il profeta, dice: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, voi l'avete resa una spelonca di ladri, cioè una grotta su sulle colline dove ci si rintana per sfuggire le relazioni, voi fate quel che volete e poi vi rintanate dentro qui, prendete a sberle il povero e poi venite qui a onorare Dio. Oh. E fa degli esempi, no? Facciamone solo uno. Dice: ascolta, quando offri la tua offerta al tempio, all'altare, chiediti se tuo fratello non abbia qualcosa contro di te, se non ha da recriminare un torto subito. Allora torna da tuo fratello, se anche devi andare in Galilea, 4 giorni di cammino, vai, parla, dai un nome a quello che hai dentro, permettigli di dare un nome a quello che ha dentro, parlatevi, e poi tornerai a offrire l'offerta. Perché se fai l'offerta adesso non serve, non c'è nessuna stabilità. Allora Gerusalemme si illude di essere stabile grazie alla presenza del Tempio, come Babilonia si illude di essere stabile, ma non è il Tempio che ci rende stabili, sono le relazioni che ci rendono stabili, è l'imparare a parlare che ci rende stabili, è l'imparare a dare un nome a ciò che ho dentro che permette la stabilità delle relazioni. Si capisce? È troppo, vi ho persi? No? Volete un lettino? Mettete sdraiati.
questo però è determinante, sapete, credo, perché altrimenti quello a cui io non do un nome dentro di me lo proietterò su quello davanti a me e la colpa sarà sempre dell'altro, la responsabilità del fatto che sto male sarà sempre dell'altro, soprattutto di quelli vicini. Se non do un nome a quello che ho dentro, cambierò il nome a quello che ho davanti. E questo disgrega la società, la comunità, non permette di far emergere la verità. Allora, il tema del nome, vorrei concludere con questo. Una comunità è solida, una comunità ecclesiale, civile, una comunità è solida, una famiglia, un gruppo di amicizie. Una comunità è solida quando permette a ognuno, accompagna ognuno a dare il nome al demone che ha dentro, così che ognuno possa riconoscere il nome di quello che ha di fronte. In questi giorni si apre qui a Milano la Triennale, questa mostra sul censimento degli ebrei a Milano nel 1938, no? In occasione degli 80 anni dall'emanazione delle leggi anti-ebraiche. Il titolo della mostra, ma poi che cos'è un nome? Che cos'è un nome? Un nome è tutto. Un nome è l'identità dell'altro, è permettergli di essere lui. Che cos'è un nome? Che cosa vuol dire imparare a chiedere il nome a quelli che non esistono ai nostri occhi, qui fuori, in giro? Che cosa vuol dire cominciare a cercare dei termini nuovi per indicare le persone che cercano accoglienza? Non voglio tornare sui soliti temi, ma non pensiamo sempre soltanto ai migranti, pensiamo alle relazioni tra di noi. Cioè, è vero o no che la città sembra fatta apposta per vivere insieme senza sfiorarsi? Allora uno dice, beh, in effetti io ho quello lì nel mio palazzo, non lo conosco per nome, ogni tanto lo incrocio, magari faccio un esercizio di comunità. Perché le benedizioni di Natale, fatemi togliere un sassolino dalla scarpa, perché le benedizioni di Natale da qualche anno le facciamo così e continueremo? Cioè io mando la lettera al condominio, a tutti gli abitanti del condominio, dicendo guardate, io quel giorno a quell'ora vengo lì sotto, chi vuole scenda e facciamo un momento di preghiera insieme, io vi benedico, poi se c'è qualche anziano che non può scendere vado su a trovarlo, parliamo un po' insieme. Perché li faccio scendere? Perché se devo passare, a parte che se passo di casa in casa non vi trovo perché siete al lavoro e non mi passa più. Ma poi ci si trova insieme, ci si guarda in faccia, io ho assistito a delle scene, ma lei abita qua. In questo modo non incontro tutti, ma tanto non incontrerei lo stesso tutti, e però le persone si incontrano e ci incontriamo. Dare un nome alle persone, a partire dal fatto che do un nome a quello che vivo. Lo Spirito del Signore ci accompagni nell'avventura di conoscere ognuno se stesso e quindi accogliere l'altro così com'è. Lo Spirito del Signore è impegnato in questo.